Ma per quanto riguarda la mia candidatura, lo deciderò più avanti. Io non ho, sì, ho letto anch'io di alcune rassicurazioni in merito. Le rassicurazioni io ne posso dare nel momento in cui esiste una mia decisione in un senso o nell'altro, quindi per il momento non c'è necessità di intraprendere un percorso con accelerazioni che non farebbero bene al movimento calcistico. Quindi chi mi conosce sa, io amo il calcio, voglio bene al calcio e qualunque decisione sarà ponderata solo ed esclusivamente nell'interesse del calcio italiano. Per quanto riguarda la proposta del Presidente Cassini, credo che faceva parte di quel pacchetto previsto nell'emendamento, in uno dei primi punti inserito nell'emendamento Mulè. Mi sembra che sia stato stralciato, credo che non so cosa si possa intendere per diciamo, una sorta di Lega a statuto speciale. Noi riconosciamo alla Lega di A un ruolo importante, gliel'abbiamo riconosciuto anche oggi in Consiglio federale. Quello che noi non riconosceremo mai è diciamo, il ricorso ad alcuni metodi e mezzi che non sono legati ad una forma di dialogo costruttivo. L'interlocutore privilegiato di riferimento per noi è il ministro Abodi, con il quale ci siamo anche messaggiati da questa mattina, l'abbiamo fatto diverse volte. Siamo tutti e due concentrati nel trovare la migliore soluzione possibile. Sottolineo ancora una volta, c'è sintonia nel riconoscere posizioni diverse rispetto ad alcune forme di partecipazione negli organi direttivo, così come indicato nell'emendamento, sottolineo nell'emendamento perché ancora non stiamo parlando di una legge dello Stato. E quello che bisogna stare attenti a non cavalcare troppo, sono alcune forme di interpretazione, alcune modalità di riferimento ad aspetti che hanno, diciamo, per quanto mi riguarda, non sono in sintonia col mio modo di intendere le diverse dimensioni del calcio italiano. Perché se l'unico riferimento è il riferimento alla dimensione economica, bisogna fare una riflessione molto più approfondita. Credo che sia piuttosto superficiale l'idea di un riferimento alla dimensione economica quando abbiamo salutato tutti con grande successo, con entusiasmo e con gioia l'inserimento dello sport nella Costituzione come uno dei beni fondamentali per lo sviluppo della socialità, della salute. E poi contemporaneamente ci si preoccupa di fare riferimento solo ed esclusivamente o quasi esclusivamente alla dimensione economica. E quando si parla di dimensione economica, poi bisogna declinarla e capire esattamente a che cosa si riferisce, perché credo che anche su questo c'è molta ma molta confusione.